Oggi vi portiamo nel centro di allenamento dell'ippodromo di Vinovo con Elisabetta Busso, un viaggio fra una delle strutture più belle del nostro panorama ippico per farvi vivere insieme la quotidianità dei nostri amici a quattro zampe. Durante la diretta del Gran Premio Costa Azzurra, ad un certo punto, grazie all'ausilio del drone e delle telecamere di EcoTV, abbiamo iniziato a raccontarvi la zona delle scuderie, quella oscura al pubblico. Ebbene, la cosa ha riscosso molta curiosità, per cui oggi per mano vi accompagneremo in tutte le zone dell'ippodromo, compreso il centro di allenamento, con le sue piste e i suoi paddock. Entrando dall'ingresso principale del pubblico, ad accogliervi nel viale l'opera dedicata a Federico Tesio, uno dei più grandi allevatori italiani della nostra storia, a cui fa seguito la zona dedicata ai divertimenti dei più piccini, che spesso li vediamo correre con i cavalli sulla famosa lunga retta torinese. La pista da corsa vista dall'alto è una vera pittura, che per noi appassionati fa sognare, soprattutto il pensiero dei grandi cavalli che l'hanno vissuta, animata con le loro prestazioni, dove il suono degli zoccoli si confonde con le incitazioni che arrivano dalla tribuna. E proprio dall'ultima curva iniziamo il viaggio nel centro di allenamento, dove l'adrenalina per i proprietari inizia il giorno che i cavalli vi entrano, con la speranza di diventare un giorno dei grandi campioni. Nel viale d'accesso alla pista piccola sono poste le varie scuderie, risalenti al 1961, anno di inaugurazione dell'ippodromo, compresa la zona dello sfollamento, usata per i cavalli che vengono a correre da fuori, o come recinto, per raccogliere i protagonisti dei Gran Premi. All'interno di questa zona si trovano gli uffici antidoping e la postazione dei veterinari di servizio. Sono circa 600 i box sparsi per tutta la vasta area. Una delle caratteristiche di questo ippodromo sono i tanti paddock, un centinaio, un comfort imprescindibile per i nostri amati cavalli, il luogo dove il relax e la libertà la fanno da padrona, un posto dove possono sentirsi liberi dagli uomini. Il punto di forza sono sicuramente le varie piste. Oltre a quella da corsa, ce n'è una piccola al suo interno, visibile al pubblico. E poi quelle del centro, una esterna con il sabbione, che una volta ospitava i Puro Sangue, ed una interna di circa 700 metri per il normale training quotidiano dei trottatori. Può sembrare banale, ma potersi allenare in una pista che non sia quella da corsa è molto importante per i nostri atleti, che oltre alla diversità del terreno, trovano in questa un momento di svago. A proposito di galoppatori, nell'ex area dedicata loro ci sono i tondini per la doma dei puledri e una meravigliosa quercia dove una volta era bello sedersi, al riparo dal sole, per due chiacchiere con i colleghi al termine del lavoro. Il bello di chi lavora in questi luoghi è di poter condividere le passioni in spazi dove la natura ancora ha il dominio, lontani dal caos e dallo smog.
Ma il fiore all'occhiello, quello che colpisce sempre i visitatori, si trova all'interno di questa pista, la zona dedicata ai paddock, che i bimbi amano definire la foresta. Un luogo magico, dove regna la tranquillità, dove gli unici rumori sono i nitriti dei cavalli e le foglie che si rompono sotto i loro zoccoli. Un posto che spesso questi bambini vedono solo nei film, e dove la gioia e le emozioni che esprimono i loro occhi ci lasciano un grato ricordo per i bei momenti che gli abbiamo fatto vivere, anche solo per qualche ora, all'interno del nostro ippodromo.